Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora, come sempre. Oggi torniamo a parlare di fumetti, dopo un video, diciamo, di ieri in cui ho parlato, diciamo, di altro. Torniamo, diciamo, al mio argomento preferito, che è quello dei fumetti. In particolare, oggi abbiamo a che fare, mentre inforco i miei occhiali di turno, abbiamo a che fare con Diabolik, esattamente praticamente il numero 2 dell'anno 59. 59 è l'anno di Diabolik, di questo fumetto che a me piace particolarmente, ovviamente insieme al mio amato Tex. Quindi Diabolik, numero 2 di febbraio 2020, anno 59esimo. E il titolo dell'album in questione è Triplo Rischio, vi mostro come sempre la costina e la quarta di copertina con Federico e Linda, protagoniste, entrambi co-protagonisti della storia, diciamo, all'interno dell'album. Triplo Rischio, vi mostro subito, diciamo, il frontespizio. Sapete che io sono un patito dei frontespizi e quindi mi piacciono particolarmente. Poi quelli di Diabolik sono sempre molto belli e molto ben curati, come tutto, diciamo, come tutto l'album, diciamo, tutti gli album di Diabolik sono molto molto curati, a mio modesto parere, ovviamente. Veniamo, diciamo, ai crediti, cioè gli autori della storia. Abbiamo a che fare una storia diciamo, della quale il soggetto e la sceneggiatura sono di Enrico Lotti, Alessandro Mainardi e Andrea Pasini, mentre la sceneggiatura è di Enrico Lotti e Alessandro Mainardi, e ai disegni abbiamo Angelo Maria Ricci e Marco Ricci. La cover, ovviamente, che avete già visto, bellissima, è del grande maestro Matteo Buffagni, un copertinista secondo me eccezionale. Che secondo me ha dato nuova linfa, diciamo, a Diabolik stesso, con queste sue bellissime cover. E anche, diciamo, la grafica degli albi moderni, diciamo, di Diabolik, che viene applicata anche alla ristampa, la mia ristampa, alla sua ristampa, quella Swiss, sono molto, diciamo, molto belle. Ecco, lo dico, insomma, a me personalmente piace questa grafica, che ritengo bellissima. Però poi dei gustibus, come dico sempre, non disputando, ma seguendo ognuno, diciamo, le sue preferenze. Per quanto riguarda la storia in questione, ancora una volta io mi immergo tutti i mesi nella lettura, diciamo, di queste storie di Diabolik, che qualcuno tempo fa mi ha scritto, dice ma non è non, dice che senso ha ormai Diabolik nell'anno 2020, diciamo, non ha più senso queste storie di Diabolik. Vabbè, se per questo, allora non avrebbero senso nemmeno quello di Tex, perché è un western, cioè quello di Zagor, cioè non ha senso nulla. Allora perché non dovrebbe avere senso Diabolik nel 2020? È un fumetto, niente di particolare. Qualcuno dice, ma sono sempre le solite storie, ma pure gli altri sono sempre le solite storie. Non è che cambia granché. Gli argomenti, bene o male, trattati sono sempre quelli: il western, l'avventura, il fantasy. E qui abbiamo a che fare con il giallo, quindi, cioè, è chiaro che abbiamo a che fare sempre con omicidi, delitti, assassini, misteri da svelare. Cioè, è come in tutti i generi. Questo è Diabolik. Un fumetto che secondo me comunque ha fatto la storia del fumetto italiano, che se ne dica, può piacere o meno, però è diciamo, pubblicato quasi in tutto il mondo. Attenzione, prossimamente conto di fare un video. Spero, non posso promettervi niente perché non dipende da me, ma da chi mi fornirà
gli albi. Spero di fare un video dedicato alle pubblicazioni estere di Diabolik, quindi occhio al canale che potreste avere una grossa sorpresa anche in questo caso, anche per Diabolik, non solo per Tex. La storia in questione, ribadisco che a me è piaciuta, praticamente inizia con il nostro, con lui, con Diabolik, che si introduce nella villa di tale contessa Sutton per, diciamo, per effettuare uno dei suoi colpi, cioè rubare tre bellissimi gioielli che uniti insieme hanno un valore incalcolabile, inestimabile, e sono, diciamo, oggetto della brama di numerosi personaggi, numerosi amanti di gioielli, diciamo. Ma quando Diabolik entra, diciamo, nella villa della contessa Sutton, si trova davanti a questa scena, come potete vedere, cioè la contessa e le sue, i maggiordomi, insomma, il personale della villa sono stati trucidati tre cadaveri con un coltellaccio e tutto attorno un bagno di sangue. Da qui iniziano, si sviluppa la vicenda perché Diabolik nel tentativo di recuperare questi gioielli dovrà seguire la pista dell'assassino che lo porterà a, diciamo, a incrociare la strada di numerosi personaggi con diciamo, con dei risvolti, come sempre, anche umani, tra virgolette, nel finale della storia, anche perché Eva, sapete che Eva ha sempre, diciamo, una tendenza, diciamo, come dire, non mi viene il termine, Eva tende sempre a lasciarsi in qualche maniera influenzare dagli aspetti umani dei vari personaggi, insomma, che i due incrociano sulla loro strada. Attenzione, Eva è anche lei una criminale, una donna di ghiaccio come Diabolik, ma essendo donna ha, diciamo, delle tendenze un pochettino più umane, umanitarie, diciamo, rispetto al nostro. Ma anche Diabolik ha, diciamo, è un efferato assassino, un criminale, eccetera, però ha comunque delle caratteristiche, diciamo, che lo rendono in qualche modo rispettabile, attenzione, facendo i debiti distinguo, perché lui, per esempio, è uno che mantiene sempre quello che promette, e non sempre questo succede nella vita di tutti i giorni. È un uomo di parola, Diabolik, ecco, diciamola così. E insomma, per farla breve, cosa succede? Che io non vi posso raccontare tutta la storia perché altrimenti spoilererei l'album. Insomma, in poche parole, la polizia scopre chi è l'assassino quasi subito, all'inizio della vicenda. Non è che spoilerò niente di che, si tratta di un tossico, insomma, di un nipote di un giardiniere, credo, che lavorava per la contessa, che però viene trovato, diciamo, ucciso, e ovviamente i gioielli sono scomparsi. E da lì comincia la caccia, diciamo, al responsabile, la caccia ai gioielli da parte non solo della polizia, ma in particolare del nostro Diabolik. Questo lo porterà a incrociare la strada di tale Roach. Adesso non so se si pronuncia Roach o Rock, perché è Rocch, Roach, credo. Che si è impadronito dei gioielli e che tenta praticamente e che è intenzionato a venderli a un emissario di un addirittura di un emiro interessato ai gioielli. Ecco, da lì poi succederanno altre le vicende, si accavalleranno, subentreranno altri personaggi fino all'inevitabile conclusione. Diciamo che vedrà, come sempre, a ridere al successo dei nostri due amanti, cioè Diabolik ed Eva. Ecco, questo, diciamo, è un po', cioè, è un riassunto. Sono quattro chiacchiere che faccio con voi, come sempre. Spero
semplicemente perché non mi va di spoilerare la storia. Insomma, andatevi a comprare l'albo, leggetevelo, insomma, altrimenti che già allora, se vi svelo quello che succede, ma neanche la trama precisa, ecco, vi posso mostrare solo alcuni, secondo me, ottimi disegni di questi due artisti, e cioè di Angelo Maria Ricci e Marco Ricci. Secondo me, i disegni sono sempre quelli classici dei gialli diabolici con i retini, chiaroscuri, eccetera. Ma a me piacciono tanto. Non sempre abbiamo a che fare, a parte le due diaboliche che sono eccezionali, ma non sempre abbiamo a che fare con disegnatori che, insomma, a me questi due mi sono veramente piaciuti molto. Ecco qua, vi mostro alcune altre tavole di questo numero di Diabolik. Diabolik praticamente è una lettura che a me è sempre piaciuta. Adesso ultimamente mi è presa la fissa, voglio recuperare gli albi, come sto cercando di recuperare la collezione di Tex, andata perduta perché l'ho venduta anni fa, e sono in caccia, come potete vedere anche dai miei video dalle mie escursioni del sabato ai mercatini. Insomma, avete visto, insomma, seguito un po' le vicende del sottoscritto. Vi mostro ancora qualche tavola, sempre interessante, di questi due disegnatori, bravissimi secondo me, bravissimi. Questi primi due albi del 2020, secondo me, hanno visto all'opera due ottimi, due, cioè, due coppie molto, molto affiatate, e costituite da grandi artisti, le due diaboliche, che immagino ormai avrete imparato a conoscere, sono veramente bravissime, e questi due, di questo numero di febbraio, questi due artisti a nome Ricci. Io non so adesso se sono parenti, perché non mi sono documentato, so soltanto, ho potuto vedere che uno si chiama Angelo Maria e l'altro Marco. Il cognome uguale fa supporre che possono essere fratelli, padre e figlio, non lo so, può darsi che in passato li ho già incontrati, ma non me ne ricordo. Sapete, io sono un po'... Oh, cioè, mi dimentico un po' le cose. Comunque, detto questo, ancora alcune belle tavole, dopodiché basta, perché non posso spoilerare ancora più di tanto l'albo. Vi posso solo concludere con l'anticipazione del prossimo numero, il numero di marzo, che sarà il numero 3, dico, il primo marzo, il cui titolo sarà Riscatto per Diabolik. Non posso, vabbè, riesco a mostrarvi magari così l'anticipazione, perché altrimenti vi dovrei mostrare l'ultima tavola, ecco, non vorrei. E detto questo, cari amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandomi nel contempo un buon proseguimento di lunedì. La settimana è ricominciata. Lunedì, cos'è? 3 febbraio, se non vado errato. Dando appuntamento, come sempre, a voi piacendo, al mio prossimo video. E ricordandovi che le mie non sono recensioni, le mie sono soltanto delle chiacchierate che mi piace fare con voi, per condividere, diciamo, la mia passione per i fumetti, ecco, e quant'altro, ecco. Ma soltanto due chiacchiere, nessuna recensione. Io non ho titoli per poter recensire, diciamo, anche un fumetto, né mi arrogo questa capacità. Per cui, vi saluto e, come sempre, alla prossima!